Direttore Piccoli, vogliamo illustrare gli obiettivi di questa intesa con il Comune di Vallorato? E questo è un momento per il quale l'orgoglio lo sento veramente predominante, perché quello che si ratifica oggi è il contenuto di un lavoro, di un progetto già svolto nell'arco di 2 anni e presi da così tante attività non abbiamo mai immaginato di celebrare questo momento che oggi si verificherà. L'obiettivo qual è? Offrire una disponibilità col linguaggio dell'arte per contrastare il fenomeno dello spopolamento. Siamo nell'interno di un territorio che ha di tradizioni e di valori culturali veramente estreme. Le nostre attività ad oggi hanno già qualificato tendenzialmente un aspetto che è quello a cui teniamo di più, quello del coinvolgimento del territorio, del coinvolgimento anche di intellettuali provenienti da altre realtà che hanno avuto modo di accompagnare le nostre attività. Abbiamo realizzato opere scultoree, abbiamo realizzato opere interventi artistici che realizzeranno nel tempo, col proseguo di questa attività, quello che è il valore di un museo a cielo aperto, quindi un museo diffuso. Abbiamo messo al centro anche l'idea di valorizzare alcune strutture dandogli nuove destinazioni, sia per ospitare delle lezioni realizzate dall'Accademia di Belle Arti, sia per coinvolgere i cittadini di Badolato, così come nel proseguo di questa attività è stato realizzato anche un documentario sotto l'aspetto antropologico che ha celebrato Badolato. Con oggi si fissa un obiettivo, quello di radicare questo linguaggio che ci vede coinvolti col Comune di Badolato affinché nel proseguo non si intenda smettere verso l'azione che, valorizzando il territorio, riaprirà quei canali legati all'economia. Peraltro un'accademia che si è aperta tantissimo alla città di Catanzaro e di conseguenza anche alla provincia negli ultimi anni. Come in quest'ultimo periodo, ripeto sempre, avrei veramente difficoltà ad elencare i comuni con i quali abbiamo iniziato dei progetti sinergici, partendo dal comune che ci offre la disponibilità di vita, cioè quel di Catanzaro, così come la provincia di Catanzaro. I comuni sono veramente tanti, ma la cosa che mi preme sottolineare è che evidentemente la nostra azione ad oggi viene fortemente riconosciuta e noi speriamo che attraverso questi processi progettuali di dare un contributo dentro il concetto di riqualificazione dei centri urbani, dei centri storici, ma ci preme fondamentalmente provare ad aprire quel settore di conoscenza affinché gli artisti che via via si formano all'interno di questa istituzione possano trovare uno spazio qualificante all'interno della propria terra. Obiettivi di questa intesa con l'Accademia? Allora, già c'è un'ottima collaborazione che dura da un po' di tempo. Oggi non è un punto d'arrivo ma un punto di ripartenza e di implementazione di questo rapporto e di questa collaborazione. L'auspicio è che si riescano a mettere in campo una serie di attività che possano permettere un insieme di iniziative non sporadiche ma che siano presenti per tutto l'anno, così da valorizzare intanto il patrimonio immobiliare che potrebbe diventare un punto di incontro e all'interno di cui sviluppare tutta una serie di iniziative, laboratori, momenti di confronto, momenti di studio, e trovare il modo di far emergere tutto il patrimonio storico, artistico che c'è a Badolato e che oggi è ma è conservato e non valorizzato, è conservato nelle cantine delle chiese, non visibile, non fruibile dai cittadini. Questo è un po' l'intento di questo rinnovo del rapporto di collaborazione.